oggi, perché penso che il sindaco sia oggi il ruolo più, diciamo, difficile, ma anche la sfida più importante per promuovere il bisogno di una politica che sia vicina al cittadino e che sia in grado di fare. Il sindaco è nell'epicentro della lotta, è nel cuore del ciclone, dove si devono fronteggiare bisogni crescenti con risorse che sono sempre più pallide, non c'è il sole che le abbronza. Eppure noi dobbiamo essere in grado di attraversare scelte strategiche, avere in mente l'innovazione come criterio guida dell'azione amministrativa e pensare alle piccole cose che però rendono grande una città. Io credo che noi dovremmo rendere permanente la manutenzione urbana, che dovrà divenire il più grande cantiere pubblico di questa città, per lottare con tutte le forze contro il degrado urbano, avendo una capacità di programmare iniziative della pubblica amministrazione, di programmarle una sola volta per tutta la durata della consigliatura, evitando imbarazzanti balletti come quelli cui abbiamo assistito in questi anni. C'è un dato che mi ha molto colpito: voi sapete in cosa consiste il patrimonio pubblico di questa città? Mi sono fatto dare dei dati per essere preciso. Abbiamo 1.200.000 metri quadrati di verde, abbiamo 30.000 alberature, ci sono 285 km di strade, ci sono 300 km di marciapiedi, ci sono 1.500 attraversamenti pedonali, ci sono 115 km di segnaletica orizzontale messa l'una dopo l'altra, ci sono 5.500 segnali verticali stradali, quelli che vediamo lì, ci sono 192.000 metri quadrati, pensate un po', di immobili per impianti da revisionare, sono quelli idrici, quelli elettrici, quelli antincendio e caloriferi. E abbiamo 1.470 immobili, tra case popolari, impianti sportivi, musei, scuole e mercati. Io penso che noi per le scuole dovremmo avere una particolare attenzione per la verifica del loro stato di salute, perché io vado in giro e vedo che arranca questo mondo. E dovrà essere posta una specifica attenzione alla vulnerabilità sismica degli edifici per evitare che si ripeta quanto è accaduto in questi anni, e cioè che nonostante le previsioni normative impongano certe azioni, tutto ciò viene disatteso dall'amministrazione comunale uscente. Attenzione alle piccole cose. Qualche giorno fa sono andato a fare un sopralluogo in un'area a sud della nostra città, in cui fino a 20 anni fa non c'era nulla, adesso naturalmente è sorto un quartiere. Ci sono delle piccole strisce di terreno, sono di proprietà di vari signori. Questi signori naturalmente mi hanno espresso la loro preoccupazione: cosa ci facciamo su questo pezzo di terra, in cui peraltro, su cui anzi insiste una forte tassazione, perché oggi gli immobili a qualunque titolo vengono visti come una sorta di bancomat dal quale prelevare. E a chi mi riproponeva in qualche modo scambi, diciamo così, urbanistici sostanzialmente: voi cediamo questi pezzi, fateci costruire un capannone. Io penso che non ci sia bisogno di capannoni, ma c'è bisogno di orti urbani, e noi esproprieremo questi terreni, o comunque ce li faremo donare spesso dagli eredi, perché sono proprietà frazionate, e faremo gli orti urbani a partire dalle periferie. Faremo gli orti urbani perché, diciamo, c'è bisogno di recuperare il senso del nostro territorio, e c'è bisogno anche di una socialità semplice che inevitabilmente curare un giardino implica. Dice il saggio che se vuoi essere felice per un'ora ti devi ubriacare, se vuoi essere felice 3 giorni devi partecipare a un matrimonio come quello da cui sono reduce, che ho celebrato, se vuoi essere felice una settimana devi dare un banchetto affinché i tuoi amici possano mangiare il vitello grasso che hai ucciso, ma se vuoi essere felice tutta la vita ti devi occupare di un giardino. E allora impegniamoci tutti per trasformare questa società. Un'altra piccola cosa, perché qui, diciamo, non c'è tempo per molti discorsi. Burocrazia, che brutta parola. Burocrazia significa etimologicamente potere degli uffici, solo che questo potere degli uffici troppo spesso pone il cittadino dinanzi a una babele di adempimenti, a un, diciamo, labirinto dal quale è molto difficile uscire. Vi faccio un esempio che mi ha molto colpito: a Pescara ci sono 15 sportelli unici,
che dovrebbero semplificare l'azione amministrativa, però intuite che non è semplice. Per esempio, se una giovane coppia con figli in età prescolare decide di trasferirsi qui a Pescara e di prendere la residenza, dovrà prima recarsi presso lo sportello unico dell'anagrafe per chiedere la residenza medesima, poi dovrà andare allo sportello unico dell'ufficio tributi per richiedere l'iscrizione nell'elenco dei contribuenti, figurate con quanto entusiasmo, poi dovrà recarsi presso lo sportello unico del settore pubblica istruzione per verificare la possibilità di iscrivere i propri figli a un asilo nido. E se per caso dovesse volturare anche un passo carrabile, beh, dovrà fare i conti con ulteriori due sportelli unici. E allora diciamo che evidentemente bisogna riorganizzare questo sistema, perché probabilmente ci può essere un procedimento dedicato avente ad oggetto il cambio di residenza, in cui con opzioni multiple sarà possibile orientare e semplificare la vita del cittadino, magari rendendo fruibile questa certificazione con le nuove tecnologie, perché noi dobbiamo combattere l'idea per cui oggi tu ti devi recare al comune per prendere un certificato quando potresti farlo comodamente da casa tua. Insomma, c'è molto da lavorare. Io ci sono, ci metto la faccia, lo faccio con entusiasmo. Quanti mi dicono e ci dicono, ma com'è piccolo questo comitato? Vi dico che noi siamo come quel film degli anni 50, poveri ma belli, sono tutti i contributi peraltro, c'è un salvadanaio all'entrata, tante volte sulla via di ritorno dovesse venire un'illuminazione sulla via di Damasco. E però abbiamo voglia di fare, perché l'innovazione ci salverà e ci guiderà, come la bellezza di queste città che vogliamo preservare e vogliamo rendere fruibile a voi tutti. Grazie e buona giornata. In questo momento non ho la voce di Marco Alessandrino. Io sono convinto che vinciamo le elezioni. Sono convinto perché guardo i dati e sono convinto perché ascolto la gente. Guardo le persone negli occhi, ho modo di toccare con mano come questa volta è di nuovo la nostra volta. Sarà così a Pescara, sarà così a livello regionale. Dobbiamo fare in modo però che tutti si possano scatenare, tutti voi e anche tanti che non ci sono in questo momento, in maniera tale che si colga la differenza, una differenza che è fatta di persone. Marco rappresenta una bella differenza rispetto agli altri candidati, dove per bello si intende una differenza di motivazione, di attrezzatura culturale, di carica resistente anche quando si farà duro il lavoro nei prossimi 5 anni. Una differenza anche per quanto riguarda le priorità. In questi 5 anni a Pescara io non ho ancora capito che cos'è che si è fatto, salvo questo disordine, diciamo, da arredamento, questo disordine da quasi sovrammobile che si vede in ogni angolo di città, cantieri concepiti male, sbattuti sul suolo fuori tempo massimo, determinando costi in più e opere fatte male, perché quello che si fa in ritardo e troppo velocemente quando si parte alla fine costa di più e dura di meno. Noi dobbiamo rimettere mano alle priorità di questa città, che sono nell'ordine. La trasportistica di questa città deve essere facile venire a Pescara. Dobbiamo togliere il porto dalla condizione di invalidità nella quale è stata cacciata. È anche per questo che la regione dovrà essere non solo vicina a Pescara, ma alleata, impastata, regione e comune, per fare in modo che i grandi drammi che abbiamo avuto in questi anni cessino, non operino più. Il piano regolatore portuale finalmente è stato approvato da regione dopo 5 anni letteralmente. Dobbiamo fare in modo che si insedi un authority portuale che dal primo all'ultimo giorno dell'anno si faccia carico della pulizia, della manutenzione, della gestione, della promozione.
dobbiamo fare in modo che al porto ci si possa arrivare comodamente anche con un mezzo pubblico di trasporto, non solo col mezzo privato. Dobbiamo fare in modo che all'aeroporto ci si possa arrivare anche con il treno, in maniera tale che si determini quella connessione di modalità di mobilità che fa una città importante e funzionale. Io per ragioni di lavoro ogni tanto prendo il treno e vado a Venezia, è bellissimo salire su un pezzo di ferro e ritrovarsi dopo 4 ore e mezzo a Venezia, 5 ore a Venezia. Dobbiamo fare in modo che da Pescara si possa andare in ogni dove attraverso la linea ferroviaria. Così come dobbiamo specializzare l'aeroporto di Pescara su una precisa quantità di rotte, dando all'aeroporto anche una vocazione di funzione per la manutenzione degli aerei. E dobbiamo fare in modo anche da precisare che a Pescara non serve la gonfiezza numerica degli abitanti. È partito un dibattito se Pescara ha bisogno di 400.000 abitanti dentro le sue mura. Francamente non ne capisco il significato. Spero che quelli che hanno lanciato questa provocazione avessero bisogno di dimostrare la loro esistenza in vita politica. A Pescara serve che quello che produce Pescara sia fatto al più alto livello possibile, con la più alta comodità possibile. L'ospedale, per esempio, che garantisce qualità della salute e delle premure, deve essere al massimo della sua capacità di erogazione dei servizi cui si è stabilito, che si è stabilito con il piano di programmazione sanitaria. Le eccellenze di Pescara, ospedalità e sanità, devono essere eccellenze capaci di raggiungere chiunque ne ha bisogno. L'ematologia, la cardiologia, l'oculistica, tutto quello che concerne una straordinaria tradizione di bravura, penso per esempio all'ortopedia, alla pediatria. Noi dobbiamo fare in modo che ci sia una dotazione di mezzi, di personale, di logistica, anche di edilizia, capaci di fare in modo che chi va lì si trovi comodamente servito. Dobbiamo fare in modo che Pescara, per esempio, potenzi gli spazi che ha destinati per la cultura e per la formazione dei saperi. È pazzesco che vicino all'università ci sia la sede dei Vigili del Fuoco. Come se noi scommettessimo, quasi a livello di attesa da voodoo, che lì si determini un incendio per cui poi abbiamo l'immediatezza della risposta per determinare il contrasto alle ragioni dell'incendio. Quella struttura dei Vigili del Fuoco va resa libera per ospitare nuove articolazioni dell'università. Perché questa deve essere una città che fa una scelta sulla formazione dei saperi, della cultura, dell'intelligenza, e l'università deve essere la piattaforma, diciamo, definitiva strategica di questa città. Dobbiamo fare in modo che il tempo libero che si riscontra a Pescara sia un tempo libero capace di riscuotere e di svegliare i sensi, i significati che le persone cercano. Dobbiamo fare in modo che il commercio di questa città non avverta sempre una dichiarazione di guerra. C'è una dichiarazione di guerra al commercio, 5.600 attività che sono state affannate dall'incuria e dal disinteresse. Guardate, io parlo del commercio sapendo che i commercianti, nella grande quantità espressiva elettorale, non ci ha mai trattato con regalia di accoglienza elettorale, non ci ha mai regalato nulla. Però è fuori di dubbio che Pescara per 40 anni è stata cercata per il commercio, e oggi il commercio è l'indebolita per eccellenza, la messa in difficoltà per eccellenza. E poi dobbiamo fare in modo che ricominci una stagione quotidiana di manutenzione. Abbiamo 40 parchi, tutti mal ridotti, solo perché si è voluto determinare il visibile dei cantieri lungo le strade principali quando non c'era bisogno, non c'era nessuna necessità. Si è voluto proprio mettersi con le gambe a cavalcioni rispetto ad opere già fatte, che però andavano discusse perché erano state fatte prima. Poi dobbiamo fare sì che a Pescara si faccia una scelta capitale per quanto concerne il risanamento del fiume. Vedete, io non vengo da una cultura ambientalista ereditata dal passato, che vengo da un paese dove c'era abbondanza di tutto, di verde, di montagne, di fiumi e anche di quasi rapporto amoroso con la natura. Arrivato a Pescara, soprattutto le mamme, le nonne e i bambini mi hanno fatto capire che il vuoto che andava riempito era il vuoto in relazione alla mancanza di verde. E abbiamo fatto 40 parchi,
abbiamo ricostituito anche spazi destinati alla vita delle generazioni delle famiglie. Adesso è arrivato di fare un'opera capitale, ricostituire il giacimento ambientale del fiume Aterno Pestano, dichiarando guerra ai 116 scarichi abusivi e facendo in modo che le generazioni si possano prendere in braccio lungo il fiume Pescara. Questo ve lo rendo certo. Costi anche un'attività decisoria, rischiosa, determinata, anche scontrandoci con le burocrazie che magari ci rappresenteranno chissà quante perplessità. Sarà uno dei primi obiettivi della legge obiettivo regionale di sanare la Terno Pescara e poi passeremo agli altri fiumi. E lungo la Terno Pescara nascerà anche una pista ciclabile degna di questo nome, per fare in modo che si riconnetta anche ad una pista ciclabile della dorsale adriatica. Faremo hub per le biciclette in corrispondenza di Martinsicuro, di Silvi, di Francavilla e di Vasto. E Pescara, che è la stella che accoglie dentro di sé tutto quello che si movimenta, anche andando alla ricerca di un'altra salute, che è quella che deriva dal tempo libero correttamente impiegato. Faremo in modo, per esempio, che dal retroporto di Pescara, per via della manutenzione del porto, nasca quello che è nato anche a Salerno, 200.000 metri quadrati di spazio per le attività culturali, musicali, turistiche, solo perché si è fatta manutenzione al porto di Salerno. Facciamolo anche noi. Nasceranno due spazi straordinari che replicheranno l'abbondanza di spazi delle aree di risulta. Tutto questo è possibile farlo, alla condizione che ci sia una classe dirigente che un obiettivo dopo l'altro è capace di colpire e di mettere a segno gol. Marco è pronto per fare questo, ha fatto 5 anni l'opposizione, è stato accanto ad una squadra battagliera, gode dell'affetto di molta parte della città, quella parte che resta la convinceremo noi. Sono convinto che avremo anche l'onda d'urto della regione. Io non mi risparmierò, adesso la sto tralasciando un po' sul piano della ricerca e il consenso, perché poi ce ne occuperemo con la mano sinistra e quella destra, e anche con tutte le parti di cui siamo dotati. Quello che però serve adesso è che la campagna elettorale mobiliti la comunità delle persone, che se ne parli, che si mitizzi questa nostra capacità di fare, questa nostra voglia di fare. Sono convinto che il 26 di maggio noi avremo da festeggiare. Io vi rendo certo che la regione sarà una regione capace di produrre utilità e necessità. Utilità per quanto riguarda la vita collettiva e individuale, necessità per quanto riguarda anche il collocarsi davanti a ogni emergenza. Mai mi sentirete dire non è mia competenza, mai. Ho stanato, per esempio, che avremo straordinarie royalty dalla gestione delle procedure delle ricchezze idroelettriche abruzzesi. Noi abbiamo una quantità sterminata di milioni di euro derivanti dall'idroelettrico abruzzese, che per adesso finisce nelle tasche di Enel. Organizzeremo un prelievo fiscale legittimo attraverso bandi di gara, tipo quello che abbiamo fatto per le reti del gas a Pescara, in base al quale bando di gara fisseremo che chi rivuole la gestione delle reti idroelettriche abruzzesi dovrà fare un'offerta all'indirizzo del costo di accesso alla rete energetica per i piccoli comuni di montagna, contenuto l'accesso, e anche contenuto l'accesso per le imprese che si impegneranno a fare assunzioni, e poi royalty a rialzo da impiegare per fare il risanamento dei fiumi e piste ciclabili. Organizzeremo una tassazione di scopo per realizzare questi grandi obiettivi, uno alla volta. Io non sono appassionato a fare in modo che Pescara difenda, per esempio, questo trono o quell'altro trono. Il dibattito su provincia sì, provincia no, non mi ha appassionato per nulla. Invece mi appassiona la vita dei grandi nodi trasportistici pescaresi. Mi appassiona, per esempio, la nuova sede RAI, che dovrà essere una sede che produce anche cultura. E dialogheremo da adulti con la RAI per fare in modo che in un'area libera di Pescara sorga un nuovo edificio intelligente che, come a Napoli, produca anche cultura. Faremo in modo che la biblioteca provinciale finalmente prenda vita. Ci hanno ostacolato, ci hanno denunciato, dicevano che avevano loro non so che cosa in mente. 5 anni non è accaduto nulla nelle aree di risulta, nulla, salvo blaterare progetti così a chili fatti di niente. Noi abbiamo determinato una soluzione che era molto vantaggiosa per la città, tant'è che adesso l'alternativa non c'è stata.
avremmo avuto 62 milioni di opere pubbliche eseguite, una grande biblioteca mediateca, una struttura che ospitava il bisogno di collocare le macchine al servizio del centro e della grandezza della città, un parco di 80.000 metri quadrati e poi un terminal bus degno di questo nome. Tutto questo non lo si è voluto fare perché attivarono una specie di pornografia denunciante, adesso ci dobbiamo noi rimettere cuore e cervello per risolverlo. Non si è fatto nulla in quella parte importante di città. Poi dico a Marco che gli faremo un regalo come amministratore della città. L'area dell'ex scalo merci, che oggi è di ferrovie, tratteremo e passerà alla città di Pescara. Tratteremo da adulti, non tratteremo, diciamo, con l'incertezza di quelli che non sanno dove devono andare a finire. Tratteremo con Moretti, con Barbara Morgante che è abruzzese e che sta in crescita nelle sue responsabilità dentro la holding ferroviaria. E poi faremo in modo anche che tutte le aree della vecchia produzione industriale dell'Ottocento pescarese, ai margini della cinta muraria di Pescara immaginifica, quelle aree artigianali vengano recuperate alla vita della città. Penso alle aree che sono state della Coca-Cola, alle aree che stanno tra il cementificio e la vecchia Coca-Cola, tutte aree abbandonate, oggi piene anche di condizioni per la devianza comportamentale, devono essere recuperate per il pieno della vita economica e culturale della città, tenendo conto della modernità e della contemporaneità. Insomma, io ho voglia di aiutare questa città, avendo fatto il presidente della provincia e avendo come primo avversario l'allora presidente della regione, avendo fatto il sindaco della città di Pescara e avendo come primo avversario il presidente della regione. Io non vengo a narrare un'alleanza esclusiva tra regione e città di Pescara, vengo a narrare un'alleanza della regione con le città capoluogo, tutte e quattro. Aiuteremo l'Aquila a partire definitivamente con i cantieri, perché quei cantieri produrranno benessere anche alle imprese edilizie ammalorate di Pescara. Aiuteremo i piccolissimi comuni di montagna. Ogni anno adotteremo un comune per provincia piccolo, da Crognaleto a Tione d'Abruzzo, a Pretoro, ad Abbateggio, ogni anno una rotativa che faccia capire che deve partire anche una solidarietà tra i livelli istituzionali. Quello che vi rendo certo è che useremo fino in fondo il potere, lo eserciteremo, il potere normativo, amministrativo, finanziario, sapendo che in 60 mesi dobbiamo fare una funzione irripetibile, indimenticabile. Naturalmente mi produrrò dei nemici, come sempre, però tra questo e il non fare nulla preferisco la condizione del combattimento. A Marco dico: vinceremo, vincerai, trovati le forze fisiche per fare in modo che sia senza posa questa attività. Auguri, grande forza. Quando vuoi. Poi.